E ciao a tutti, ed eccoci qui col 13° episodio. Ok, eravamo rimasti qui dopo essere usciti dalla vasca. E c'era il killer che ci stava osservando. Allora, vediamo un Ma santo cielo, i miei vestiti? Chiunque sia stato, niente regalo a Natale. Non è per niente divertente, ragazzi. po'. Gli Non ha fa rubato i ridere? vestiti. Porella. Ah, vediamo un po' se c'è altro. Ok, avevo stoppato un attimo la registrazione perché non ero sicuro che stavo registrando. Chris, sono io. Ok. Killer, vaffanculo. Spero che il pendolo non dà copyright strike, perché Chris? oramai su YouTube basta niente. Mike, Emily? Mamma mia. Sentite, adesso stiamo esagerando, ok? È stato molto divertente. Guardate Sam che gira con un asciugamano. Adesso però è ora di finirla, va bene? Va bene? Ah, credo che se ti ha sentito qualcuno, sì, va bene. Comunque, veramente, copyright strike, un parto per il secondo episodio, un parto. 1,8 giga di video, ho dovuto modificare una musichetta e ricaricarlo tutto. Posso riavere i miei vestiti o devo passare il resto del fine settimana con questo asciugamano? Un'impresa titanica è Asciugamano, stata. Comunque, ok. ritorniamo nel vivo del gioco, laggiù c'è qualcosa. Ah, la foto. Probabilmente c'è scritto qualcosa dietro. Pronti per il ballo, Anna, Sam, Mike e Emily. Ok. Ok, se volevate spaventarmi, beh, ci siete riusciti. Sì, se casa mia voleva spaventarmi, idem. Non so se si è sentito, ma si è chiusa una finestra. A casa mia, eh. Qua è chiuso. Qua ci sono dei mobili, non capisco se posso passare. No. Di qua? Di qua posso. Forse scendo. Ah, ci sono le frecce sui palloncini. Mi sembra che le avevo già notate. Non so più quando le avevo notate le frecce. Forse nello scorso video. Ah, qui sta andando da sola. Diavolo, siete finiti? Lo sapessi, lo sapessi. Wow, che strano. Arlo, sì, basta, girati, è dietro. Ti vuol fare Ehi! mans? Dai, ragazzi! Sentite, ne ho abbastanza! Questo gioco del silenzio non mi piace per niente! Ciao Samantha. Un altro gioco? Mi stai cercando? Non credo che ti servirà a cercarmi con lo sguardo, Samantha. Potrai vedere soltanto quello che vorrò io. E ho parecchio da mostrarti. Succede? Apri gli occhi. Oh mio Dio! È davvero bellissima, non trovi? Una splendida ragazza che fa il bagno. Credi che abbia la minima idea di cosa l'attende? Credi che questi siano stati gli ultimi momenti felici della sua vita? Perché mi mostri queste cose? Perché stai guardando? Come ti fa sentire? Ora ti darò 10 secondi. Ma 10 secondi per cosa? Scappa. Potevo lanciargli il vaso, però.
quick time event? Sì, salta! Scappiamo, scappiamo. Ah, è zoppo. Mi prendi in giro, niente maniglia. Forziamo, proviamo a forzare. Cavolo. Cazzo. Che culo. Fottiti. Io correrei fossi in te, non andare ad agio. Mamma mia. Tutto da sfondare. La miseria. Ok. Un pezzo della casa un po' da ristrutturare. Leggermente direi, ma proprio leggermente. Merda. Nascondiamoci. Merda. Oh cazzo, cazzo. Però stai zitta, stai zitta. Vieni qui, amici. Vieni qui, amici. Meno male che sono stato fermo. Oh. Ah, c'è di nuovo il dottore. Ma certamente non è andata secondo i piani. Che dici? Un piano così astuto e attento. Eppure in un momento cruciale la tua incapacità ti intrancia. Te l'ho detto. Le azioni hanno sempre delle conseguenze. Pensi che questo errore non avrà ripercussioni? Quello che fai sempre a cambiamenti. Già, tutta la fatica fatta esplorando la fonte delle tue paure. E tu l'hai usata per far del male. La tua cosa? Paura opprimente del fallimento. L'hai usata contro le persone che tanto disperatamente volevi tormentare. Ne è valsa la pena. Ah, non saprei io. Cosa? Ok, io direi che per questo episodio è tutto. Se non smonto la casa, ho fatto un casino. Io vi saluto, ciao a tutti, a un prossimo video.